Tifosi giallorossi, buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico per questo Roma-Fiorentina importantissimo. Roma che può staccare il Milan che ha pareggiato in casa con l'Atalanta. Può essere una grande occasione per una Roma che sostanzialmente saluta lo Stadio Olimpico, poi avrà due trasferte consecutive sempre a Torino. Buono l'anticipo questa volta su Kouamé. Allora la Roma qui può ripartire con Veretout, vediamo se riesce a trovare una soluzione. Pellegrini dà un'occhiata in avanti, cerca la conclusione, la ribattuta, non c'è nessuno e poi c'era la possibilità forse di andare a concludere. Subiamo il corner che invece viene battuto corto, forse da qui si può andare anche al tiro. Ed Dzeko la sponda e poi non riesce a centrare lo specchio della porta. Ancora il pallone per Dzeko che adesso sta lavorando molti palloni, interessante per Bruno Peres all'interno dell'area di rigore. Calcio di rigore, calcio di rigore per la Roma. Tutto pronto dunque dagli 11 metri, parte Jordan Veretout contro Terracciano, siamo al 44esimo, rete! Roma in vantaggio con Jordan Veretout, implacabile dagli 11 metri, siamo avanti 1-0. Trasformazione perfetta di Veretout. È pronto il Gar che cerca il secondo palo. Il palo di Pezzella. Ora Mkhitaryan di prima, bello delicato il pallone per Spinazzola che prova ad andare, ancora Spinazzola vuole inserimento da parte di Mkhitaryan che scava il pallone di un soffio, va vicino al gol del 2-0. Seguiamo il pallone messo in mezzo, il colpo di testa di Milenkovic che trova il gol dell'1-1. È devastante qui il pallone di Spinazzola, palla per Mkhitaryan, eccolo qui Mkhitaryan che cerca la conclusione con il sinistro, palo incredibile, lo avevamo quasi chiamato. Mkhitaryan ha preso il palo interno. Ora attenzione anche ai tagli, Spinazzola vuole la profondità per Kolarov, palo netto ancora, attenzione a Dzeko, Dzeko, incredibile opportunità e poi Carles Perez prova a coordinarsi e la respinta, Dzeko viene messo giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. Ancora fallo su Edin Dzeko. Ancora Jordan Veretout contro Terracciano. Parte Veretout. Rimane fermo Terracciano. E dunque Roma di nuovo in vantaggio. Ancora con Jordan Veretout. E finisce qui con la Roma che porta via un risultato importantissimo. Sale a più 4 dal Milan con la doppietta di Jordan Veretout. Importantissima. E dunque 2-1, una Roma che fatica con la Fiorentina, insomma lo sapevamo, poteva essere, ma certamente porta a casa un risultato molto molto importante.